Carissimi, fra poco iniziamo la Santa Messa, certamente come sempre si spengono le luci e poi accenderemo le candele. E oggi siamo qui anche in chiesa dove l'abbiamo portato l'immagine della Madonna Assunta della parrocchia vicino a Cracovia, la parrocchia Nicolovici, certamente la Madonna che chiamiamo di buon inizio. Inizio che abbiamo bisogno giorno per giorno, iniziare sempre di nuovo, nella bellezza della giornata. E il giorno è come tante volte così come tu lo vuoi creare. Se vuoi cercare queste cose che sono brutte, e lo trovi subito. Basta accendere la TV, basta leggere il giornale. Basta incontrare il vicino di casa che sempre si sta lamentando, che sempre vede male, tutto interrompe. Ma se tu cominci la giornata di vivere meglio, allora la prima preghiera e poi dici: io devo seminare la bellezza di Dio. Allora io devo cercare quello che forse mi assicura della mia strada. Non a mettersi, non andare dove ci sono le vie senza uscita. Non cercare per forza delle persone che tu lo sai già da oggi, dall'inizio, che sono false. Non cercare di queste persone. La persona che non è sincera deve ricevere una botta un giorno. Una botta proprio così forte che non si ricorderà che era non sincera, perché pregherà soltanto di dire: Signore, cosa io facevo nella mia vita? La sincerità chiede la nostra Madre Santissima. Sincero davanti a Dio, certo sono peccatore, sono uno che ha bisogno sempre della conversione, ho i miei limiti. Sento il peso della giornata, la stanchezza, tutto quanto. Ma devo stare sincero davanti a Dio. Lui conosce, molto bene conosce la mia vita. E non posso scappare. Tu pensi che quando tu cominci a imbrogliare, direi, e fare confusione nella famiglia, tra i tuoi vicini, amici, cosa vincerai? Niente, dentro di te si crea ancora più vuoto, perché non ci sarà più ordine. Ordine è proprio, si crea sulla base dell'amore, della sincerità, della verità. Ordine, ma non giudicare, anche se ti è capitato qualcosa, qualcuno ti ha guardato male o ti ha detto una parola, non devi andare subito a dire: Signore, voglio morire. No, Signore, tanto di più sofferto. Non si fa vittima sempre, perché anche ci sono quelle cose, quelle persone che sbagliano, che si mettono sempre, dicono: sono la vittima, nessuno mi capisce, nessuno mi vuole, tutti mi perseguitano. Anche quello è sbagliato. Ma noi dobbiamo cercare Gesù nella verità sulla nostra vita, cari fratelli. Sapere che c'è questa battaglia continua, continuo inizio, che dentro di me deve vincere il bene. Santo Padre domani, Santo Padre partirà nel viaggio apostolico in Thailandia e in Giappone. È un viaggio lungo. Ma certamente in Giappone, come il Papa Francesco ci ha annunciato già ieri nel messaggio bello per tutti i giapponesi, disse: vado a pregare per la difesa, voglio dire ai giapponesi e al mondo, difendiamoci la vita. Difendere la vita oggi è anche quello, perché si vive male quando uno comincia a vivere soltanto con le orecchie grandi, con la lingua lunga,
come puoi vivere? La vita tua sarà veramente una autodistruzione. Ma noi dobbiamo riflettere dentro di noi. Lo vogliamo Gesù e non lo vogliamo. Se lo vogliamo Gesù, permettiamoci che Maria ci aiuti a cambiare, a trasformare tutto questo. Se non lo permettiamo, allora siamo in prigione. Siamo sempre in prigione, sempre di più. E vediamo la gente adesso, io direi, guardando l'Italia, in questo tempo in quale si trova, paese bellissimo, più bel paese del mondo come Italia, in ginocchio, paese dove l'economia va azzerata, paese dove c'è tanta distruzione di qualunque opera made in Italy, paese dove c'è ora grande problema grosso del tempo, le alluvioni. Guardiamoci verso Venezia oggi, è lontano quanto la gente deve fare il passaggio a casa camminando sull'acqua, quanto si sta distruggendo tutto. Arcivescovo Patriarca di Venezia ha detto bellissime parole e lo voglio ripetere. Dice: ho guardato i giovani, questo è bello, che cercavano di salvare la bellezza della nostra città. Ma io penso tante volte che noi siamo tutti sotto di una proprio alluvione dell'acqua, quella invisibile che distrugge tutta la bellezza. Dobbiamo riprenderci a salvare la bellezza della famiglia, a salvare la bellezza dell'amore. E per questo oggi il nostro incontro, e chiediamo a Maria: difendici. Ma certo, in questo tempo che si trova a paese, l'avete visto che gli italiani hanno cominciato a riempire le chiese di più? Italiani, io che sono nato in Polonia, non chiedo voi, perché voi siete qui in chiesa, siete in quella parte bellissima, ma non mi rivolgo a quelli che vengono in chiesa e si confessano, ma a quelli che forse per qualche giro in internet l'hanno visto questa. Dove state andando? Noi dobbiamo oggi ritornare, iniziare di nuovo con Gesù, con Maria. Questo attacco è pesante, ma purtroppo non si vince del male senza di lei, senza di Cristo. Non vincerai con le forze tue. È sbagliato, nessuno ti può dare la mano, non vincerai con tuo insegnante di yoga, con suo insegnante di Reiki. Non vincerai con nessun guaritore che ti guarisca e domani ritorna la malattia. Non vincerai anche chiedendo i morti, ma sempre viene il demonio, anche che tu stavi pensando che è arrivato tuo defunto. Sbaglio! Viene sempre il demonio che vuole attaccarla. Allora io parlo di questo. Parlo oggi di questo, che noi dobbiamo essere consapevoli di cosa ti stanno preparando. Tutte le cose lontane da Dio, a portarti sempre più lontano. Ti vogliono chiudere gli occhi. Aprici i nostri occhi, Maria. Tenete sempre davanti queste due colonne, Maria e Gesù.
non permettete a nessuno di toccarvi. Se voi cominciate a ascoltare gli altri che vengono, abbiamo sentito ieri il Vangelo, arriveranno tanti falsi profeti, diranno: io vengo nel nome del Signore. Ma quale nome? Per quello preghiamo oggi. Questa immagine della Madonna Assunta, come dicevo, viene, sta facendo il cammino in tutta l'Italia, ma Europa, da 2008, sono 11 anni passati, da quando lei, vedete, guardando l'immagine di Maria, sembra tutta piena sicuramente di pace, ma sembra anche in questa posizione di dire: io non voglio disturbarvi, io voglio solo aiutarvi, lo voglio soltanto venire nella casa vostra, nella vostra vita, aiutarvi, perché figli, figli miei, siete in strada molto pericolosa, perché l'avete smesso di essere discepoli dell'amore. Lei chiede questo, siate discepoli dell'amore. E per questo sta camminando. E io sono felice che oggi inizia al sud, da nord, portato da Milano. Scrivetevi, quelli che vogliono ricevere, ma non solo ricevere, perché qualcuno ha ricevuto con amore. Prendi a casa. Può darsi che c'è qualcuno a casa che da tempo non ha fatto segno della croce. Prendi a casa, perché nella casa forse c'è vuoto, mancanza d'amore, mancanza di umiltà, c'è litigio, che lei viene e ti aiuti. Prendi a casa, è un cammino come se fosse cammino a Betlemme, e Maria domanderà: c'è posto ancora nella tua famiglia, nella tua casa per me? E certamente la risposta deve essere dentro. Avere posto per Gesù nel cuore ci vuole l'amore, la verità, la sincerità e umiltà e carità. Cinque, come cinque piaghe di Cristo. Cinque. Ricordatevi sempre che possono aprirvi e possono a darvi questa forza, a questa nuova, sempre di nuova, che Maria vuole adorare. Allora, così concludiamo e adesso iniziamo la Santa Messa, ma certamente accendiamo adesso le candele, sta distribuendo lui già, e accenderemo. Ma voglio che oggi affidiamo Maria tanto le nostre famiglie. Affideremo a Milano, già l'hanno iniziato Avvento, sapete perché? Domenica è la prima domenica dell'Avvento a Milano, perché c'è rito ambrosiano. Nel rito ambrosiano sono 6 settimane dell'Avvento, perché l'ho un po' prima, e Maria già è stata nell'Avvento e arriva qua, è portata, per quello tanto, tanto bisogno che preghiamo per uno per l'altro. Giratevi con la sinistra e destra della panchina, giratevi, a chi vedete? A chi vedete? Sinistra e destra? Vedete qualcuno? Preghiamo oggi uno per l'altro qua. Quando ci prenderemo per mano, ci sentiremo famiglia. E non parliamo più delle cose contro degli altri. Se no, è inutile venire da voi, farmi 600-700 chilometri sotto l'acqua, sotto di notte, passando verso di voi. Inutile di parlare a voi, perché sarete la gente persa, malvagia. Ma non credo di questo, è che voi siete una nuova forza per questa terra.